Allora, se bisogna fare le montagne con la neve... È un 300, dopo. Ah, il giratore in foglio. È un 300, in foglio. 300. 300, sì. 100, 300, 300. Vedi che... Vuoi le montagne con la neve? È magia. È uguale a magia. La fascia del bianco. Facciamo la neve e poi facciamo anche che sta nevicando magari. Sì. Che sta nevicando. Quindi gli occhi di neve. Per attenuare quel blu. Comunque alla fin fine io uso solo tre colori, due colori, poi ne uso un terzo alternato secondo quello che gli devi fare. Bracino qui. È per quello, quello che costano. Infatti se tu vedi la mia biografia, autobiografia, c'è scritto che io sono passato l'acquarello perché pensavo di spendere meno, invece spendo di più. Perché i tubetti dell'acquarello costano più di quelli dell'olio. Ma io facevo l'olio una volta, solo che non mi dava soddisfazione. Sì, no, non è bello. La soddisfazione perché c'era la neve e mettevi su bianco e non c'era una lotta, cioè tu non riuscivi a lottare. Beh, io lavorato con una spatola. Allora, con quello di questo ricolore faccio gli errori. Hai origini lingue? E scozzese? No, non ci sarei capito. È di Bellano, Bellanese. So. A me piace molto.
tiene allegro. Costa la Perrier, non è che sia una, è buona, ma costa. Costa pazzesco. Costa il pazzesco. No, io non ho mai avuto la se li vengo per la più alta, causa della materia. Costa €2. Ti ho perso l'anno scorso, non niente. Il posto della glicerina. Ho fatto una marina nordica con la neve. Bello che lo fai tutti. Scende la pioggia. Comunque scende, scenderà ancora di qua, scende. La metti in lì, in horizontal. Sopra la montagna, dove è più chiaro, l'ha fatto spruzzandoci dell'acqua? Dove? Lì dove fa quell'effetto le violine. Sì, che ho messo sopra l'acqua e poi l'ho tolto il colore. Il pennello preferito.
che ormai è arrotondato e funziona perfettamente.